noi non abbiamo un tempo facile per Forza Italia, anche se in realtà abbiamo ragione su tutta la linea. Abbiamo ragione su tutta la linea perché le scelte che noi abbiamo appoggiato, vedi anche la indicazione, la condivisione della candidatura del sindaco Bucci 5 anni fa insieme alla Lega, insieme ad altri movimenti, sostenemmo con convinzione Bucci, si è rivelata una scelta valida e vincente. Avevamo ragione nel sostenere le ragioni della unità del centrodestra, voluto, fondato da Berlusconi, che poi, come ho detto poc'anzi, per gemmazione ha generato tutta una serie di movimenti. Perché poi alla fine, insomma, chi più chi meno, nessuno ha inventato la ruota, insomma, la prima vittoria alle elezioni regionali in Liguria ormai 6-7 anni fa, è stata una vittoria segnata da Forza Italia, dalle sue proposte, poi insomma le vicende si sono un po' articolate, sempre nel quadro del centrodestra, ma noi vogliamo sottolineare la generosità di Silvio Berlusconi, la capacità di indicare soluzioni che, se poi la gente apprezza, vuol dire che erano soluzioni giuste quelle proposte. Oggi noi non abbiamo i numeri di molti anni fa, io oggi ho fatto degli incontri con alcune categorie, in particolare gli amici del turismo, del commercio, del mondo balneare, che noi stiamo tutelando in maniera decisa e non solo di annunci di guerra. Vedete, alcuni dicono buttiamo per aria i tavoli, ma si fa presto a dire buttiamo per aria i tavoli, poi bisogna raccogliere le carte, capire che succede, e poi ci sono le procure della Repubblica, il Consiglio di Stato, le decisioni europee, il mondo è complicato, quindi noi dobbiamo adesso guardare a un'amministrazione che, devo dire, noi possiamo e dobbiamo portare ad esempio, perché se il sindaco è stato apprezzato dai genovesi dopo 5 anni in cui il Covid, che insomma qui come altrove ha creato tragedie, la questione del ponte di Morandi, che è stata una tragedia solo genovese, adesso c'è il caro energia, i riflessi della guerra, ma se le altre due tragedie sono state tragedie nazionali o mondiali, anzi direi mondiali, quella genovese è stata una tragedia genovese, col concorso anche della politica nazionale, però il commissario che è stato il sindaco ha realizzato un'opera in cui si è vista anche la fierezza di Genova, di questo dovete essere orgogliosi, una città seria, laboriosa, perché è vero che non siete andati voi a fare il ponte, però lo spirito delle città si vive nei momenti drammatici e la compostezza e la determinazione di Genova ha aiutato tutto. Se il sindaco Bucci ha fatto bene in 5 anni così tragici, ora facendo gli scongiuri, non so quale gesto si possa consigliare, e confidando in un quinquennio, non diciamo rose e fiori, perché la vita, però meno tragico di questo quinquennio, perché io non so immaginare cosa potrebbe mai accadere di peggio di guerre, epidemie e crolli, io credo che potrà fare ancora meglio di quanto non ha fatto, perché ha fatto nella politica complessiva del territorio. Genova però, dovete dire, in campagna elettorale ha bisogno di un partito, di una forza come il Movimento Azzurro, che ci sarà nei municipi, e ringrazio di aver fatto le liste complete dei 24 candidati nei 9 municipi genovesi, la lista al comune con te che ne sei alfiere, ma tutti i candidati che saranno fondamentali, perché oggi non è facile, perché poi noi siamo stati anche un po', come dire, va, saccheggiati, perché adesso va di moda questo, va di moda quell'altro, ma la matrice originaria del centrodestra è quella di Forza Italia, è quella di Berlusconi, è quella dello spirito inclusivo che ha guardato a destra, al centro, nel civismo, nel mondo delle professioni, nel mondo del lavoro, per unire forze alternative alla sinistra. Oggi questa città c'è ancora un problema, lo diciamo oggi, il primo aereo che arriva da Roma arriva qui alle 2:20, è uno che deve fare delle cose, un professionista, un imprenditore, chiunque, deve arrivare in una città, a una certa ora, no, deve prendere la macchina, o se prende il treno ci arriva comunque sempre a l'una, sostanzialmente, per quanto i treni possano lentamente migliorare. Quindi già non ha bisogno in questa fase anche di guardare molto a tutte le sfide, diciamo, dei trasporti, perché sono importanti. Fare di questo porto un protagonista della dinamica economica europea, come può essere e come sappiamo. Quindi io credo che Genova debba e possa ritrovare, dopo anni di grande sofferenza, Forza Italia è essenziale per tenere unita la coalizione, è il punto di equilibrio. Io rispetto tutti, però vedo che molti protagonisti, quando il sondaggio sale, pensano di essere autosufficienti, poi il sondaggio scende e si deprimono a turno. Noi non ci siamo depressi quando i voti erano tanti, non ci deprimiamo quando probabilmente sono meno di 20 anni fa, ma sono decisivi, perché è la stabilità e la tenuta delle forze politiche e anche la ragione delle scelte strategiche di un leader, che se sul piano di quella che è la dotazione infrastrutturale ed energetica del paese, dei rapporti internazionali,
aveva visto giusto su una formula politica che univa la politica migliore al civismo, al mondo delle produzioni e delle competenze, alla cultura del fare. Quante volte lo ha detto Berlusconi? È un sindaco che ha fatto un ponte, è proprio l'espressione del fare. Però è importante Forza Italia. Qual è il nostro obiettivo? Sapendo che rispetto al dato politico, il dato amministrativo, ci sono due liste intorno al sindaco, c'è la lista concorrente che proviene un po' da un stesso ambiente di Forza Italia originario, tutti scrivono giustamente il nome di Bucci, noi dobbiamo puntare a una percentuale che faccia la differenza per la vittoria al primo turno. Questo è l'obiettivo che noi ci dobbiamo dare. Ammettiamo che Bucci possa arrivare al 56, al 57, al 58%, non lo so, tutti prevedono che possa vincere al primo turno, ma senza Forza Italia non vincerebbe al primo turno, e noi dobbiamo poter dire il giorno dopo che la nostra percentuale è quella che dal 49 va a superare il 50. E ricordiamo anche una cosa, che questa è la città di Grillo, dobbiamo dirlo con orgoglio, questi che erano venuti per suonare risalgono proprio nella vergogna e suonati le colline da cui erano scesi, dovevano moralizzare, dovevano trasformare tutto. Oggi Grillo, con i 300.000 euro dei soldi grillini per il blog, fa le cose peggiori. Pensate se uno di noi si fosse fatto dare 300.000 euro dai parlamentari del suo partito per il blog. Era partito per la moralizzazione, la rivoluzione, urlava sulla rete contro tutti, è finito, siccome pure come comico mi pare che non lavori più, fa piangere oramai, non fa più ridere, perché ora finisce con i 300.000 euro. Abbiamo visto anche questo, cioè eravamo prima che arrivasse questa ondata, ci siamo ancora dopo.